Ciao a tutti e benvenuti sul Germoglio Bag. Io sono Adeline. E io sono Luca. Oggi, in questo nuovo video della rubrica Le ricette di Luca, realizzeremo un fantastico risotto alle cime di rapa. Sì, ma non uguale agli altri. Infatti, si tratterà di un risotto con polvere di cime di rapa, chips d'aglio e gel di peperoncino. Iniziamo! Come prima cosa, dedichiamoci alla polvere di cime di rapa. Laviamo ed asciughiamo 250 g di cime di rapa da cui ricaveremo le foglie. Disponiamo poi quest'ultime su un piatto, cercando di evitarne la sovrapposizione. Quindi facciamole seccare nel forno a microonde a 750 watt per circa 4 minuti. Quando saranno diventate ben secche e croccanti, trasferiamole all'interno di un frullatore dove le processeremo fino ad ottenerne una polvere sottile. Passiamo poi alla preparazione del gel di peperoncino. Tagliando grossolanamente 50 g di peperoncini piccanti, che faremo sbollentare in acqua per circa 2 minuti. Una volta cotti, scoliamoli e trasferiamoli all'interno del processore. Aggiungiamo 0,25 g di agar agar e frulliamo il tutto fino ad ottenerne una crema. Infine passiamo il composto attraverso un colino e mettiamolo da parte. Passiamo ora alle chips di aglio. E come prima cosa tagliamo due spicchi a fette sottili. Rimuoviamone l'anima e friggiamoli velocemente in abbondante olio di semi. Basteranno davvero pochi secondi, per cui non allontanatevi dalla pentola. Una volta pronte, scoliamo le nostre chips, mettiamole da parte e passiamo alla preparazione del risotto. Versando all'interno di un pentolino 30 ml d'olio Evo, nel quale faremo tostare 250 g di riso. Noi abbiamo utilizzato quello della varietà Vialone Nano, però potete usare quello che preferite. Sfumiamo poi il tutto con 20 ml di vino bianco. E portiamo il nostro riso a cottura aggiungendo mano a mano del brodo vegetale. Ve ne servirà circa un litro. Una volta cotto, mantechiamo il nostro risotto fuori dal fuoco con 20 g di margarina vegetale. E se volete, per renderlo più cremoso, anche con 30 g di grana vegano. Ora che tutti gli elementi sono pronti, non ci resta che impiattare. Posizionando il nostro risotto, che cospargeremo con la polvere di cime di rapa come a crearne un tappeto erboso, sul quale adageremo le nostre chips di aglio e qualche goccia del gel di peperoncino. Se amate le cime di rapa, siamo sicuri che questo risotto vi sorprenderà, in quanto ne sprigiona tutta l'essenza. Ed eccoci arrivati alla fine del video di oggi. Noi speriamo vi sia piaciuto e che proverete a rifarlo. Se vi va di supportarci, mi raccomando, lasciateci un pollice in su o un commento e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi vi ringraziamo per la visione e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!